Ben ritrovate e ben ritrovati. Un altro grande, purtroppo, dico purtroppo, gruppo di signore che ci scrivono ha un denominatore comune. La frase "Lei signora il dolore ce l'ha in testa", detta da molte ginecologhe, da molti ginecologi, ma anche da ostetriche, per esempio durante il Pap test, quando le signore hanno un male tremendo e magari urlano e si sentono dire da diverse figure sanitarie "Lei il dolore ce l'ha in testa". Allora, ancora una volta insisto su un concetto cardinale che non vale solo per le signore che hanno dolore a livello genitale. È un concetto cardinale che vale per i prematuri, per i bambini, per gli adolescenti, per le donne, per gli anziani, gli uomini, gli umani e anche gli animali di tutte le età. Il dolore è una sirena di allarme che si accende sulla salute del corpo, in particolare nell'organo che dà dolore, se no il corpo tace. Se abbiamo dolore, vuol dire che c'è un danno in corso, c'è un'infiammazione scatenata dal danno. E l'infiammazione è la modalità con la quale il sistema immunitario cerca di controllare il disastro di vario grado, e il dolore è la punta dell'iceberg. O la sirena d'allarme o il semaforo rosso che si accende sulla via della salute. Il compito del personale sanitario, che sia medico di famiglia, medico super specialista, super tecnologico, ginecologo o quant'altro, è di ascoltare i sintomi, perché i sintomi sono il modo con cui il corpo ci dice che qualcosa non va. E siccome non facciamo altre professioni, ma facciamo i medici, gli infermieri o l'ostetrica o le fisioterapiste, dobbiamo ascoltare quei sintomi con umiltà, col cervello aperto a capire quale potrebbe essere la fisiopatologia che li sottende, ed è chiaro che un medico ha una responsabilità diagnostica maggiore di un'ostetrica, ma nessuna persona tutti i paramedici o medici può permettersi di dire che una persona, ripeto, di ogni età, maschio, femmina o fluido, si inventa il dolore. Se il dolore c'è, abbiamo una responsabilità precisa nel riconoscerlo. Nello specifico, se una signora non riesce neanche a fare un Pap test perché ha un dolore atroce, potrebbe avere un vaginismo severo, quindi uno spasmo dei muscoli che circondano la vagina accompagnato da fobia della penetrazione, potrebbe avere un'infiammazione, quindi un microincendio genitale dovuto a esiti di un trauma, a infezioni per esempio da candida ma anche da altri germi, da traumi anche da caduta sulla bicicletta per dire, da abuso, da episiotomie, gli esiti di tutte le incisioni che adesso per fortuna facciamo molto meno sui genitali della donna per facilitare la nascita del bambino, o dolore da manovre che sono state fatte, da tecniche, anche da laser, anche da diatermo troppo profonde. Quindi attenzione, il dolore va ascoltato, rispettato, compreso nel suo significato. E solo dopo che ne abbiamo compresa la fisiopatologia, l'origine multifattoriale o unifattoriale, daremo delle risposte appropriate. Aggredire le persone che per più hanno male, dandogli anche delle pazze o di quelle che se le mettono psicopatiche, è un doppio abuso. Quindi non è più accettabile. Abbiamo una responsabilità nel riconoscere il dolore, dargli diritto di cittadinanza, ascolto e cure appropriate e non solo analgesici poi super potenti come gli oppiacei che fanno poi dei disastri come sta mostrando l'esperienza americana dove adesso la patologia da abuso di oppiacei sta creando dei problemi enormi. Cominciamo ad ascoltare il dolore ancora quando è piccolo, quando è un piccolo segnale di attenzione, modifichiamo le condizioni che lo causano, sempre con il massimo rispetto della paziente che soffre o del paziente che soffre. Grazie per l'attenzione.